Dio dimostra di amarci non solo perché ci ha dato la vita, non solo perché ci ha resi liberi, ma perché a un certo punto ci ha donato anche un limite. Perché è nell'esperienza del limite che ognuno di noi è se stesso, scopre di essere se stesso. Ora, noi potremmo dire che trovandoci nel paradiso terrestre, Adamo ed Eva sono nella condizione anche di vivere serenamente questo limite, ma è qui che subentra il male. Il famoso serpente che si mette a parlare con Eva, in realtà è colui che vuole cambiare la chiave di lettura, che vuole pervertire quel limite, che vuole suggerire un modo diverso di interpretare quel limite. E voglio fare una premessa, è una premessa di parte. Mi ha sempre molto colpito, sempre, che il serpente per parlare non parla con Adamo, ma parla con Eva. E noi abbiamo dato una chiave di lettura distorta, quasi a voler dire che c'è qualcosa che unisce il serpente alla donna. Guardate che questa è un'interpretazione perversa della fede. Sapete perché il male può parlare con questa donna? Perché la donna, più dell'uomo, è capace di interiorità. Il male può intercettare questa creatura, una donna, perché una donna è più capace dell'uomo di avere interiorità. Per questo può comunicare in quel modo. Quindi, anche se sappiamo che tutto inizia per questo dialogo con questa donna, che è Eva, ricordatevi che anche in questo fallimento c'è una buona notizia. La Bibbia ci sta dicendo che uomo e donna sono due creature diverse. E una donna in realtà ha una marcia in più rispetto all'uomo, perché rispetto all'uomo è più capace di interiorità. Forse l'uomo è più razionale, più capace magari di organizzare, ma solo una donna è capace invece di leggere quello che gli altri non leggono, di capire delle questioni che non sono superficiali. E vedete, non è una forzatura mia del testo. Basta vedere quello che succede in tutta la Bibbia, a cominciare dalle storie che troviamo nell'Antico Testamento fino ad arrivare al Nuovo Testamento, e vi accorgerete che le più grandi svolte nella storia della salvezza accadono grazie a delle donne, perché sono le uniche che riescono a intercettare, a capire quello che uomini con la testa dura non riescono a intercettare, a capire. Vi porto soltanto una citazione. Quando Gesù viene arrestato, fuggono tutti. Sotto la croce rimangono solo delle donne e un adolescente che è Giovanni. La maggioranza della scena è riempita da donne. I maschi se ne sono andati, le donne invece sono lì sotto la croce. Nel momento della risurrezione non c'è Pietro, la roccia su cui il Signore ha fondato la sua chiesa, ma c'è Maria Maddalena. Vedete come una donna ha la capacità di intercettare sempre le cose più importanti, le cose più essenziali. Maria può parlare e vincere il male perché è una donna capace di far questo, capace di questa interiorità. Allora, quando noi diciamo è Eva che ci ha messo nei guai, in realtà dovremmo dire Eva ci dimostra come nel mondo femminile sia presente la grande interiorità, dove può parlare il bene e può parlare il male. Si tratta poi di capire che cosa sia il bene e che cosa sia il male, ma lo vedremo tra un istante. Allora, per me era molto importante dire che questa scena iniziale accade in un dialogo tra il male e una creatura femminile, che è una donna. E ve lo ripeto, non dobbiamo leggerla in maniera negativa, ma in maniera positiva. Qual è l'opera del male? Il male che cosa vuole fare fondamentalmente? Vuole mettere in crisi il rapporto che Adamo ed Eva hanno con Dio. Che rapporto hanno con Dio? È un rapporto di fiducia. Si fidano di Dio. Ora, perché io dovrei accettare un limite nella vita? Perché so che quel limite me l'ha messo una persona che mi ama. Se io so che tu mi ami, accetto quel limite. Magari non lo capisco,
ma lo accetto perché so che mi ami. Se entra in crisi la convinzione che tu mi ami, quel limite per me è insopportabile. Diventa anzi un'arma che mi dice non solo che non mi ami, ma che sei contro di me. Vi accorgete quanto è perverso il pensiero del demonio? Che cosa vuole fare il demonio? Vuole convincere Adamo ed Eva che Dio non è affidabile, che Dio non è dalla loro parte, anzi che gli ha vietato di mangiare dei frutti dell'albero perché è invidioso di loro, perché non vuole che loro diventino come lui. Ora vi faccio un parallelismo per farvi capire come sempre il male agisce in questo modo. Vi ricordate quando Gesù viene tentato nel deserto? Che cosa dice il demonio quando tenta Gesù nel deserto? Se è vero che sei figlio di Dio, traduciamolo meglio, se è vero che Dio è tuo padre, vediamo, di che queste pietre diventino pane. Se è vero che Dio è tuo padre, buttati dal tempio, ti prenderà al volo, no? Se è vero che Dio è tuo padre, che cosa vuole mettere in discussione? Il rapporto che c'è tra Gesù e suo padre. Se entra in crisi la fiducia che c'è tra noi e Dio, il male può far tutto. Quindi, vedete, fratelli, ricordatevi, lo scopo del male non è quello di farci fare i peccatucci, non è quello di tentarci con i dolci, capite? Non pensiamo che la tentazione sia la questione di sbagliare. Questo è legato alla nostra natura umana, la fragilità è una nostra condizione umana. La cosa a cui vuole puntare il male è distruggere dentro di noi la fiducia nei confronti di Dio. Se tu metti in discussione il fatto di essere amato da Dio, allora lui può tutto, può manovrarti, può dirti che cosa fare e che cosa non fare. Il peccato originale è esattamente questo. È il male che riesce a convincere Adamo ed Eva che Dio non è affidabile, che di Dio non bisogna fidarsi. Nella nostra società contemporanea, sapete come si manifesta il pensiero diabolico? Non ti dice ti devi fidare del demonio, non è così stupido il male da porci così la questione. Ti dice non ti devi fidare di nessuno, ti devi affidare solo a te stesso. Una persona che si fida solo di se stesso è una persona sola. Le persone sole le puoi manovrare come vuoi, perché la solitudine è una condizione di minoranza, è una condizione di fragilità per noi. Le persone, quando sono sole, le puoi portare dove vuoi, perché la solitudine per noi è insopportabile. Quindi, vedete, il male ti convince che è un affare essere soli, ma quando ti ha reso solo, ti ha reso fragile e quindi ti porta dove vuole lui. Terzo appuntamento della nostra novena all'Immacolata. Tu, gloria di Gerusalemme. Che vuol dire? Questa frase sottolinea Pio XII, che ci guida nella nostra novena, è una citazione di un versetto del libro di Giuditta. Mamma mia, Giuditta. Sono le parole rivolte a lei. Beh, adesso non c'ho il tempo di raccontarvi la storia straordinaria del libro di Giuditta, una storia complicata, è un film, è una cosa pazzesca, c'è l'assedio di un popolo terribile, gli Assiri, c'è Oloferne, questo nome già preoccupante, che è il generale nemico, e questa Giuditta è una donna vedova, saggia, sapiente e bella, che trova il sistema per sconfiggere il nemico, addirittura proprio lei, che è una donna a cui stanno uomini, guerrieri che si combattono, lei uccide il nemico. Non è molto, diciamo così, plastica come cosa, insomma, perché noi abbiamo un'alta sensibilità, per carità di Dio, e abbiamo ragione noi. Ma il punto è che si tratta di qualcuno che è la gloria di Gerusalemme. Che vuol dire? Vuol dire che Gerusalemme ha la sua gloria, ma è anche colei che dà la gloria a Gerusalemme. Di fatto questa donna vince una battaglia e tutta Gerusalemme sarà liberata, perché tutto Israele è liberato. Allora qual è il punto? Che c'è una donna che porta la gloria alla civitas, alla città, al popolo di Dio, alla città santa,
che rende libera la città santa. E che c'entra con Maria? Queste parole, dice Pio XII, ora sono rivolte a te e con ragione. Tu infatti sei la gloria del genere umano. Ormai è tutta la società umana che viene salvata, che ha gloria. E questa parola ci interessa un pochino. Cosa vuol dire gloria? Gloria, tante volte mi è capitato di spiegarlo, vuol dire in ebraico il peso di una cosa. Qual è la gloria di un uomo? È il suo valore, il suo segreto, la sua autenticità. Conoscere la gloria di Dio vuol dire conoscere Dio. Cioè, conoscerlo per come è, non in maniera deduttiva, filosofica o non so cosa, o religiosa, no! Conoscere proprio Lui, avere una relazione con Lui. E che cos'è la gloria del genere umano che questa nuova Giuditta ha vinto per noi? Come? In che senso? Lei è quella in cui l'umanità viene glorificata. Cioè, dicendo di sì a Dio, Maria mostra ciò che la carne umana può fare. Pensate che ci hanno dovuto fare un concilio, il concilio di Efeso, complicatissimo, macello nel 4, Gendo 31, una cosa proprio. In quel concilio lei è stata dichiarata madre di Dio, Theotokos. Non ho il tempo di spiegarvi tutto, però il problema è questo. Qui si spiegano tutte le nostre opere cristiane. Maria ha mostrato che la nostra carne può dire di sì a Dio. Infatti c'è un padre della Chiesa fantastico, Sant'Ireneo di Lione, che dice caro capax salutis, cioè la carne capace della salvezza. Noi abbiamo la gloria che Maria può avere. In questo momento della nostra novena, noi dobbiamo ricordarci che quel che è stato possibile a Maria si è dischiuso come possibile a tutti noi. Noi possiamo veramente accogliere Cristo nella nostra carne, essere la carne di Cristo. Sicché la Chiesa è il corpo di Cristo, tu puoi essere Cristo in questa generazione perché gli dici di sì e Lui si incarna in te porta compimento, porta a maturazione tutta quella che è la sua opera. Infatti addirittura dice San Paolo, io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Che gli manca ai patimenti di Cristo? Il fatto che si renda presente in questa generazione qualcuno che sappia vivere come Cristo, cioè abbia la sua vita, abbia il suo Santo Spirito. Maria accoglie, dice di sì a Dio e la sua carne e Dio diventano una cosa sola. Gesù Cristo che è vero Dio e vero uomo, per questo lei è madre di Dio, che è un'assurdità, è un paradosso. Certo, perché questa è la cosa paradossale, la cosa grandiosa che oltre la nostra logica, oltre la nostra potenzialità, la nostra carne tutta debole, è capace di Dio. Lei è quella che ci svela la nostra gloria. Noi sappiamo da lei chi siamo veramente. Se andate a Santa Maria Maggiore, alla Basilica, che fu costruita a conseguenza del Concilio di Efeso, per festeggiare il Concilio di Efeso, dove appunto Maria fu dichiarata madre di Dio e fu confermato il credo che diciamo tutte le domeniche, quello di Nicea e di Costantinopoli. Non c'ho tempo di spiegare tutto, mannaggia! Però il problema è che si vedono tutti i mosaici a Santa Maria Maggiore che portano fino a Maria che è incoronata da Cristo. E uno dice, ma che è sta cosa? No! È che lei è l'umanità. In lei l'umanità arriva al gol, perché il gol dell'umanità non è vince i campionati mondiali o amici sordi, no, diventare una cosa sola con Dio. Questa è la gloria, questo è il nostro peso. Il mio peso è che io mi posso unire a Dio. Il tuo peso è che tu puoi essere una cosa sola con Gesù Cristo. Tu puoi vivere la comunione con Dio, che è il cielo, che è il paradiso qui sulla terra. Chi è in comunione con Dio vive le cose non più da solo, non più come una cosa sua, ma come una cosa fatta insieme, e si entra in cose meravigliose. Dice Pio XII, tu infatti sei la gloria del genere umano perché con la disponibilità a Dio hai aperto le porte del tuo grembo al Salvatore promesso. E in lei si è fatta carne l'umanità. Tutto questo spiega le opere cristiane, perché le opere cristiane non sono più solamente umane. C'è un pezzo tuo e un pezzo di Dio. Così come Gesù somigliava a Maria di sicuro, però era il figlio di Dio. C'era Maria e c'era Dio. E così, pensate che bello,
non è una questione di fare cose giuste, ma di fare le cose insieme a Dio e scoprire che in tutto quello che faccio c'è un pezzo che è mio e c'è un pezzo che è di Dio. Cosa meravigliosa. Cioè, apriamo le porte con Maria, chiediamo che veramente ci conduca alle opere cristiane, che sono più grandi delle opere umane. Qui si spiegano i santi, i martiri, le cose meravigliose che nella storia hanno fatto tanti cristiani e tante cristiane, perché non erano soli a farle. Perché non è un moralismo, non è un impegno, è una sinergia, è un incontro con Dio. Che cosa meravigliosa. Novena all'Immacolata, terzo giorno, 1° dicembre. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Isaia, capitolo 61, versetto 10. Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido, come acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore magnanimo nel donarsi, facile alla compassione, un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, un cuore grande e indomabile, cosicché nessuna ingratitudine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare. Un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo grande amore, con una piaga che non rimargini se non in cielo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.